Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. In un video di qualche settimana fa ho parlato di Orochimaru, Sannin leggendario, creatore del villaggio del suono, traditore di Konoha, maestro di Sasuke e tante altre cose. Ma nel corso dei suoi anni Orochimaru ha avuto anche molti assistenti. Infatti oggi andrò proprio a parlare di Jugo. Jugo non è nient'altro che l'ultimo subordinato di Orochimaru, reclutato poi infine da Sasuke nel Team Taka, o Team Falco. Compare per la prima volta imprigionato nel nascondiglio di Orochimaru, dove è costituito il centro principale per la sua sperimentazione umana. Parto subito dicendo una delle cose che salta più all'occhio di Jugo, ovvero che Jugo è dotato di una doppia personalità, un po' come Zenitsu di Demon Slayer. Allora, la prima personalità è calma, pacifica e non desidera eliminare nessuno. La seconda è completamente dominata dall'ira ed è solitamente quella che cerca di prendere il sopravvento. Questa ira assassina viene soppressa solamente da qualcuno come Sasuke o da un altro molto molto forte come Kimimaro, che Jugo reputava abbastanza potente da riuscire a frenare la sua ira. Jugo dimostra di avere un controllo completo delle sue abilità, riuscendo a trasformare, come faceva anche Sasuke, solamente delle parti del corpo, senza quindi ricorrere necessariamente a una trasformazione completa. Per esempio, può modificare il suo braccio per aumentarne la potenza distruttiva. Oltre a questo, Jugo altera la forma degli arti, in modo da generare dei fori dal quale far fuoriuscire il chakra, che solitamente utilizza come propulsore, quindi con un effetto di propulsione, per aumentare l'efficacia dei suoi colpi. Inoltre, è in grado di parlare con gli animali, in particolare con gli uccellini, che utilizza per raccogliere informazioni o per localizzare gli avversari. Jugo è molto forte e molto rapido. Non ha combattuto tantissime volte, ma quelle poche volte sono bastate. Durante lo scontro con il quarto Raikage avviene la sua trasformazione completa, dove lascia libero sfogo alla ira e ai suoi istinti omicidi. Di per sé è simile al secondo livello del segno maledetto, se non fosse che in realtà è più terrificante. Infatti riesce a incassare ben due colpi del Raikage con l'armatura chakra del fulmine e riesce a sparare un raggio di chakra a distanza ravvicinata al Raikage, un getto potentissimo. Vediamo un po' la sua storia. Come Sasuke durante la prima parte di Naruto, anche lui si è presentato volontariamente da Orochimaru, ma a differenza di Sasuke, lui non si è recato da Orochimaru per ottenere più potere, come appunto Sasuke per cercare di sconfiggere suo fratello Itachi, ma solamente per poter avere una cura. Infatti, Jugo cercava un modo per frenare i suoi istinti omicidi. E fu proprio questa mutazione di Jugo a interessare a Orochimaru, che dal suo sangue creò un enzima, generando in coloro che lo assumevano mutazioni simili a quelle di Jugo. Ed è proprio grazie a questi esperimenti che la tecnica del segno maledetto di Orochimaru divenne realtà. Qualche anno dopo, Sasuke riesce finalmente a trovarlo, insieme a Karin e alla sua abilità speciale Occhio della Mente del Kagura, che in sostanza gli consente di rilevare il chakra nativo, naturale, di una qualsiasi persona. Ma il motivo per cui Jugo decide di seguire Sasuke è perché vuole conoscere la sua forza, siccome sa che il suo amico Kimimaro si è sacrificato per permettergli di portarlo da Orochimaru. Per un po' ovviamente non verrà visto, ma in seguito riappare sempre con il Team Falco, o Taka, che seppur per poco tempo si è unito all'organizzazione Alba, dove aiuta Sasuke nella cattura della forza portante dell'Ottakoda, Killer Bee. Durante questo combattimento salva la vita a Sasuke, che era stato ferito mortalmente da Killer Bee con un Lariat. Il motivo per cui Jugo continua ad aiutare Sasuke non era solo più per conoscere la sua forza, ma perché in un certo senso lo considera la reincarnazione di Kimimaro. Dopo un intenso ma breve combattimento con il Raikage, viene mostrato un altro potere, ovvero in grado di utilizzare i corpi altrui per rigenerare il suo corpo, riuscendo quindi a chiudere in un istante il buco sul torace fatto dal Raikage. Praticamente è identico, ma opposto, al processo utilizzato per curare Sasuke. Quindi invece che usare parti del proprio corpo per curare parti altrui, utilizza parti altrui per rigenerare se stesso. Ma quindi, quali sono le tecniche utilizzate da Jugo? La prima in assoluto di cui andrò a parlare è la trasformazione eremitica. Questa è un'abilità che possiedono solamente coloro che hanno l'abilità del clan di Jugo. I membri di questo clan hanno abilità speciali che permettono loro di assorbire passivamente l'energia naturale, quindi la capacità di assorbire il chakra eremitico.
che dona un aumento delle capacità fisiche simile alla modalità eremitica e permette di trasformare il proprio corpo. Tuttavia, nel suo caso, con i Digiugo del suo clan, a causa del costante incorporamento di energia naturale, sono mentalmente instabili. Infatti hanno una voglia irrefrenabile di eliminare qualsiasi cosa che gli passi a tiro. Però c'è una cosa diversa. A differenza di chi utilizza la modalità eremitica, il rischio di pietrificazione dovuto al troppo assorbimento, quindi a un eccesso di energia naturale nel proprio corpo, sembra inesistente. Come detto prima, una trasformazione simile è possibile averla attraverso il segno maledetto di Orochimaru. Per ora abbiamo visto tre tipi di trasformazione eremitica. Quella di Jugo, per l'appunto, ovvero dove Jugo non ha il pieno controllo, riesce a trasformare solo alcune parti del suo corpo e può trasferire il chakra eremitico agli altri. Poi abbiamo quella di Kabuto, che dopo essersi iniettato il DNA di Jugo ha ottenuto le sue abilità. Infatti utilizza questa trasformazione eremitica per poter mantenere più a lungo la sua modalità eremitica, siccome in questa forma immagazzina continuamente chakra naturale anche quando è in movimento. Perché ricordo che di base l'energia naturale viene assorbita quando si sta completamente fermi e concentrati. E infine abbiamo quella di Mitsuki, che è stata ottenuta da Orochimaru dopo aver fatto innumerevoli esperimenti su Mitsuki. Anche qui Mitsuki, come Kabuto, utilizza questa trasformazione eremitica per poter mantenere più a lungo la sua modalità eremitica. Quindi di per sé identica, è venuta in maniera diversa, ma di per sé identica. Ora passiamo alle tecniche effettive. Pugno pistonante. Jugo, entrando nella sua trasformazione eremitica, fa crescere delle braccia a cui aggiunge dei fori, e sfruttando quindi la fuoriuscita di chakra ne causa un effetto di propulsione, aumentando quindi l'effetto dell'attacco e la sua penetrazione. Salto propulsore. Questa tecnica gli fa crescere dei fori sulla schiena. Medesimo funzionamento, come per i pugni pistonanti, crea un'esplosione che può spingere via Jugo, aiutandolo ad esempio a uscire da una situazione pericolosa. Risucchio cellulare. Utilizzando la capacità di servirsi dell'energia naturale, Jugo assorbe le cellule altrui in modo da curarsi. E altro dettaglio che prima non ho detto, può utilizzare questa tecnica anche per ritornare al suo aspetto maturo. E dico aspetto maturo perché solitamente il rimpicciolimento è una diretta conseguenza della tecnica che sto per dire, ovvero la donazione cellulare. Utilizzando sempre la sua capacità di servirsi dell'energia naturale, Jugo dona le sue cellule a una persona ferita affinché guarisca. Ma dato che questa tecnica consuma un'enorme quantità di chakra, il suo corpo si rimpicciolisce assumendo un aspetto infantile e tramite il risucchio cellulare può ritornare alle sue condizioni primarie. Questa che sto per dire è in assoluto la mia tecnica preferita di Jugo, come penso anche per molti di voi, ovvero cannoni di balanomorfa. È una tecnica mortale che Jugo utilizza quando scatta il suo Raptus omicida. Quindi viene attivata la sua trasformazione eremitica al completo. Jugo modifica le proprie cellule creando diversi fori che poi utilizzerà come cannoni, che eruttano a brevissima distanza sfere di chakra concentrate, che infatti è la tecnica che verrà utilizzata contro il quarto Raikage. Pugno distruttore. Per usare questa tecnica ha sempre bisogno della trasformazione eremitica e dopo aver trasformato il suo braccio crea una sorta di sporgenza a forma di pistone, in maniera che quando si abbassa fa aumentare drasticamente la potenza del suo attacco. Il potere distruttivo di questo colpo è in grado di perforare completamente una parete metallica. Se fosse un avversario a subire direttamente questo colpo, è molto probabile che possa essere facilmente eliminato. Questo bene o male era tutto quello che c'era da sapere sulle abilità di Jugo. Spero di aver accontentato qualcuno di voi che mi aveva chiesto appunto di portarlo. Come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate 3259 mi piace, che non fa male. E noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.